Di che cosa è colpevole? Rubò nella villa del barone Solimel e ci ammazzò il suo cane preferito. Cozza di pesce, ti prego. Ti prego. Non essere arrabbiata col nonno, Mariannuzza mia. Tu lo devi capire. Tuo nonno lo fece per il tuo bene. Pittia, Mariannuzza mia. E anche i tuoi fratelli parlano, sentono, solo tu non... lo so, scrivi meglio di loro, io te l'ho insegnato. Ma perché da sta cucuzza non esce niente? Manco una parola. I tuoi fratelli ti fecero arrabbiare di nuovo? Li devi perdonare, perché ti vogliono bene. Tutti te ne vogliamo, figliuzza mia. E proprio perché ti vogliamo bene, ti devo dire quello che abbiamo deciso per te. Oramai hai 16 anni. E abbiamo trovato lo zitto. Certo, sicuro. Non vogliamo farti burrette murachella come destino di tua sorella Fiammetta. Abbiamo deciso di darti in sposa a Pietro Uclia di Campo Spagnolo. Pietro, mio fratello, che è pure cugino del tuo povero padre. Vuoi mettere contro il destino tu? Vuoi che tuo padre venga a rimproverarti alzandosi dalla tomba? Lo zio Pietro ti vuole bene, è molto ricco e un giorno tutte le sue terre saranno tue.
mia vita è nelle vostre mani. Vestitevi con i fatti. Finiscila di guardare fuori e lascia perdere a tuo nonno. Ora è a me che devi guardare. Guarda bene tua zia. Che faceste, piccirita? Scappare così dal marito? E quando mai si è visto? Che cosa credi che sia il matrimonio, eh? Una passeggiata alla marina? A moglie, a vagiare, a giare. Chiedalo a tua madre che fece 6 figli e mai si lamentò. E chiedo alla tua nonna che ne ha fatti 7.
Volete l'amore. Scusa, marito, trapamuri, campa sempre in dolore, ricordatilo. E questa, vedi, questa fede, è sacra, consacrata da Dio. E che ci conti, ah? Che ci conti a Domine Dio quando muori? Che non ti piaceva il tuo marito, zio? Fatti a nessuno ti voleva, perché mutola sì, babasona. E tu ci devi essere grata. E ci darà i figli che lui vorrà. E che Dio vorrà. È un demonio. Ma capisce o non capisce? Ha capito. E ora vattimi. Tanto Serafin mia, manco ti facevo chiamare. Eppure tu c'hai la testa dura come una pietra. Uguali siete voi due. Demonio pure tu. Credi che non l'ho sempre saputo? All'inferno finirai. All'inferno. Ma tu sai che cos'è l'inferno? È solo una Palermo senza pasticcerie. Vi riportai a Picciorite. Vi ringrazio. Non li voglio i vostri ringraziamenti. Quello che è successo non succederà più. Marianna ha capito i suoi doveri di sposa e vi servirà fedelmente. Le posso garantire che sarà una sposa devota e ubbidiente. Però vi avverto. Se voi la farete piangere ancora una volta, io verrò qua e vi taglierò la gola. Signoretto Pria fu martorizzato dai Saraceni e nominato beato dal Santissimo Padre. Il suo braccio destro fu ritrovato dai frati domenicani e per secoli venerato come una... Simmene. Lì dice Marianna ad avere pazienza. O mascolo verrà. Thank you.
Un regalo per te. Questa si chiama Fila. È la figlia di un condannato che confortai prima della porta. Gli promisi che l'avrei presa a servizio da me. Però tua nonna non la vuole perché dice che va sempre scalza. Allora ho pensato di metterla a servizio da te, se la vuoi. Ah. È una brava piccirigia, gran lavoratrice, è robusta. E ho pensato che potrà essere d'aiuto a Marianna qua alla villa. È diventata così grande questa villa che più gente ci lavora e meglio è. Io avrei bisogno del vostro consiglio. Vostra nipote si potrebbe trasferire nella villa di campagna. Cominciatela voi a denunciare. Quella villa è vecchia di 100 anni. Dentro solo topi e libri vecchi ci sono. E proprio per quelli ci vuole andare. Per che cosa? Ma per i libri. Siete suo marito eppure ancora non vi siete accorto che Marianna ama la lettura più di ogni altra cosa. E a che servono i libri? A sanarsi il cervello. E poi torno malinconia. Forse è per questo che vostra nipote non ride mai. No. Non è per questo. Marianna è infelice per la sua vita silenziosa. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. La casa, sì, mi piace, ma tutto l'anno qua. Io a Palermo e voi qua. Le mogli hanno da stare chi mariti loro, lo sapete, no? Ah sì, no, che mariti sono, no? Sì, io ho visto le stanze di sopra, pure la coffee house. L'avete pensata per mia, vi ringrazio. Oh. Ma perché deve essere così importante questa villa? Volete leggere, volete dipingere, lo so, ma non lo potete fare a Palermo. Marianna è felice. Non vedete pena, cara sorella. Non lo vedete come ci ridono gli occhi quando è con le sue figlie. Bella mossa.
È vero che le tue orecchie sono da gettare, ma qua dentro c'hai un cervello speciale. È curioso, ma a volte mi sembra di intendermi meglio con te, che sei sorda, che con tutti gli altri che ci sentono, ma non mi capiscono. La vedi a tua nonna? Ma Annuzza mia, se sapesse che pena mi fa, non so se potrà mai perdonarmi. L'ultima, la merlettaia, con quella pelle bianca, quel fiato di piccinetta. Le avevo regalato una casuzza e un papirito. Era così contenta. Tua nonna l'ha saputo e non ha detto niente. Ma lo so che c'è stata tempesta nel suo cuore. Perché? Per quale ragione gli uomini e le donne non vogliono mai dividere con gli altri le persone che amano? Sarebbe tutto più semplice, no? All'uscita di un bordello. E tutto ciò lascio alla mia adorata nipote Marianna. E infine lascio la mia guarnacca di velluto rosso a mio nipote Carlo e la mia veste gialla con i bottoni d'argento brunito a mio nipote Signoretto. Vi ringrazio. Un discendente del beato signoretto inviato dal Papa in Terra Santa che muore in simili circostanze. È il testamento che è scandaloso. Nostro nonno lascia di più una femmina che noi maschi. È mutuo per giù. È una vergogna, non lo possiamo tollerare. Dobbiamo far valere i nostri diritti. Ma vi rendete conto? Ma chissà che razza di giustizia è? Il patrimonio della famiglia lasciato alle nipoti più piccole. È veramente una cosa inconcepibile. È scandaloso. Non urlare così. La zona è già crivelluta, capite? Dite ai miei fratelli che non voglio vederli litigare e che rinuncio all'eredità. La roba degli Ucrea non può andare a una mufa. Ci avrai solo un modo per impugnare il testamento. Allora io che cosa dovevo dire? Io che cosa dovevo dire? A me che cosa mi ha lasciato? Una giacca di velluto, un pezzo di stoffa, ma che può? È impossibile, ma ci deve essere un modo.
fa sofferenza vedervi così. Mi si tratta così, sorda e muta. Buongiorno, sono il precettore delle figlie del signor Duca. Attenzione, è un oggetto delicato. Quella è una lanterna magica. Lo sapete che mi disse il nostro signor padre? Mi disse che mi faceva diventare regina. Non voglio reazionare. Grazie. Signor Duca, ben arrivato. Madame? Il signor Grassi. Duchessa? Mi dicono, signora Duchessa, che amate leggere. Se permettete, vorrei farvi dono di questa pubblicazione, andata in stampa in Inghilterra, ad opera di un uomo di alto ingegno che mi onoro di conoscere. È il trattato del filosofo David Hume. Mia nipote vi sta dicendo che non sa leggere l'inglese. Se mi autorizzate, sarò felice di tradurlo. Signor Grassi, mia nipote non parla e non sente. Sì, lo so, madame. Immagino che non abbiate mai sentito parlare dell'abate di Lepe. Ebbene, questo abate ha inventato un linguaggio per chi vive nel silenzio, come la signora duchessa. Un linguaggio? Sì, una lingua fatta di segni. Questo significa: io ho un fratello sordo e muto come voi, signora duchessa. Io ho insegnato a mio fratello la lingua dei segni e, se lo permettete, vorrei insegnarla anche a voi. Il signor Hume pone il concetto di libertà sotto una nuova luce, mettendolo in relazione con quello di necessità. L'uomo ha bisogno di pensare che ogni cosa, ogni azione, abbia una causa che la determina. Ma questo pensiero, secondo Hume, non è dimostrabile. In quest'altro passaggio, Hume sostiene che non si devono mai confondere essere e dovere. Un esempio. Se voi dite io sono una buona madre e una buona sposa, questo non significa che voi siete obbligata ad essere una buona madre e una buona sposa. È una vostra libera scelta, non un'imposizione. La ragione umana non ha la capacità di distinguere tra il bene e il male. Noi siamo guidati dai nostri sentimenti, però la ragione è e deve essere schiava delle passioni. Piacerebbe sentire la voce delle vostre figlie? Signora duchessa, la piccola arte che vi ho insegnato non può compiere questo miracolo. Voi sentite delle voci nelle orecchie? Voci nelle orecchie? Non vi capisco. La voce di vostro padre, di vostra madre e la vostra propria voce, signora duchessa. Spiegatemi meglio. Voi sentite una canzone di quando eravate bambini. Voi sentite una canzone di quando eravate bambini. Ma com'è possibile?
Duvalier Veliero. Manina, spinto dal vento. Bene. Ed ora una tigre. Allora, questa è una tigre. Tigre. Una tigre feroce. Sì. Ed ora una parola inglese. Freedom. Libertà. Guarda le mie mani. Libertà. 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 Mia sorella, vostra moglie. Sì? Il suo comportamento. Non lo trovate strano? Tutte le nobildonne siciliane fanno la tariffilla verbale. E te no. Tutte le nobildonne vogliono stare in città e io devo stare in campagna. Sula. Secondo me dovete stare più attento. Stu Francisio ci racconta cose che solo a sentirle parlare si può finire bruciati per volontà dei santissimi padri d'inquisizione. Io ho sentito raccontare certe cose. Cita Newton, Cartesio, Galileo. Tutta gente che vuole forzare la natura in nome della scienza. Pazzi, presuntuosi, feriferi. Inoltre, passa più tempo a ispirare vostra moglie che a istruire le vostre figlie. E poi tutti questi segni, tutti questi segni qua. Sto linguaggio curioso. Insomma, e non vi sembrano pure un poco peccaminosi? E che cosa mi consigliate di fare? Gentilissima duchessa, eccomi di nuovo a voi come nostra segreta consuetudine. Sono trascorsi ormai 5 anni da quel giorno in cui vostro fratello mi ha comunicato che il mio comportamento era sconveniente e mi impose per conto di vostro marito di lasciare la villa senza neppure potervi salutare. Tutto è avvenuto così in fretta che ancora non riesco a dimenticarlo. Lo scorso mese da Parigi mi sono trasferito a Londra, dove insegno e traduco, ahimè, senza lauti guadagni. Quando non piove mi reco qui vicino a passeggiare in un orto botanico, dove ritrovo gli odori della Sicilia, che, devo confessarvi, più passa il tempo e più mi manca. Ho trovato il libro che mi avete chiesto e ve lo invio per le lezioni alle vostre figlie e al piccolo Mariano. Noterete tra le illustrazioni tutta una serie di nuovi segni che apprenderete, ne sono certo, con la solita prontezza. Di fronte a me il ritratto che mi avete inviato. Mi è venuto alla mente quanto mi rivelaste quel giorno al mare, che sentite le voci di quando eravate bambine e che i vostri sensi percepiscono le vibrazioni di una tenda mossa dal vento o il batter d'ali di una farfalla. Continuate ad osservare tutto ciò che accade dentro di voi e fatevene partecipe.
Signore, io vi chiedo perdono. Credetemi, non è come voi pensate, ve lo giuro, credetemi. Venite qua, per favore, guardate. Stisso sangue. No, non lo capiti. Avimo stisso sangue. O mio e o suo. Sì, è mio fratello. Si chiama Saru. La duchessa mia moglie intende sapere perché ti sei introdotto come un ladro nella nostra casa. Allora, rispondi. Io sono entrata 2 ore. Prima stavo a caserta da uno zio che morì di colera. Me ne stavo ammucciato per mostrare la mia coscienza a vostra moglie, vestito un poco meglio per come invece mi avete trovato. Volessi travagliare vicino a mia sorella. Sancio dire bene a cavallo. Sancio pure un poco leggere e scrivere. La duchessa ti perdona. Eppure. Quanti anni hai, Sara? 24. 25. Sei giovane. Sapete, Marianna, non me lo ricordo più. Quando ero giovane. Chiudete gli occhi. No, non guardate. Che avete? Non vi sentite bene? Che cos'è che non volete? Marina, Giuseppa, Mariano, andate a vedere cosa c'è nella carrozza. Sì, sì. Sì, come dire, Giuseppa. Sì, sì.
madre non la vuole in casa, ma lei è buona. Ci piace aiutare, ci piace... No, lasciatela stare, perché sennò c'ha paura, c'ha paura. No, unitene mai, unitene mai. Unite! Tornate qua! Tisina! Tornate qua! Non la dovevo portare qua. Ma a Palermo sto sempre sola. Che nostalgia di voi. Quando ero piccolo, per amica, c'avevo una capretta. Mica, come chi da che scappò ora. Ci parlavo. Me la tenevo al lato, mentre studiavo. Fino a quando, un giorno, la mia signora madre, serpente, tarantola, scorpioni, me lo levò. Ma io, quando tutti dormivano, correvo nella stalla e giocavo con ella. Ed ero felice. Mariano, aspettami! Quel serpente venoso, mia madre, la tarantola, Rosa Barras, sangue spagnolo! Sangue di demonio, quando seppe che io andavo a giocare nella stalla, mi fece frustare, mi fece spogliare nudo. Poi mi mandò a pigliare la capretta e lo straliere Pinuccio Cannaroda. Lo scannò sotto l'occhio mio. Ancora mi ricordo il sangue che mi schizzava addosso, sulle mani, nei capelli. Mai ci perdonai a mia madre, tanti anni appresso, quando già stava sul letto di morte, mi domandò di perdonarla. Io la guardai senza dire una parola, proprio mentre stava per cremare, ci dissi: spero che starete bene là sotto, all'inferno, un mio diavolo vi sta aspettando. Cicilla! Signor Duca. Signor Duca.
amico. Nonostante la presenza di molte persone al funerale di mio marito zio, mai mi ero sentita tanto sola. Avrei voluto che la sua salma riposasse sottoterra, ma i suoi parenti sono stati irremovibili perché fosse imbalsamato con il salnitro dai frati Cappuccini e conservato nella cripta di famiglia come i suoi avi. Dopo il funerale mi sono fatta coraggio e sono andata a trovarlo in quell'orribile posto di morte. Certo che me la ricordo. Questa canzone la cantavamo tutti da piccini. Pure tu. Mamma, che me fai dire? No, tu no. E come potevi tu che sei muta? Ti facesti impressionare dalla piccinita imbalsamata che hai visto nella cripta. Era la sorella della nostra bisnonna, che è morta più di 100 anni fa, quando era ancora piccinita. Assomiglia a te quando eri piccola. Ma tu non hai mai parlato, né sentito, né cantato. O capisti? No, mai. Marianne, la verità. Se parlate piano la duchessa mi capisce. E se non mi capisce ce lo spiego io. Riferisco, signora duchessa. Vi presento a Don Ciccio Patania, il capo dei campieri che lavorano la terra per vostra signoria. È lui che tiene l'ordine. E quell'altro è Carlo Sant'Angelo, specchiato amministratore della casa. Noi a cercare siamo per rendervi conto. Dopo la morte del compianto duca, da voi aspettiamo ordini. Mia madre sta aspettando che voi parlate. Avemo... Augusto davate da valle senza acqua! Non c'è bisogno che alzate la voce. Mia madre vi legge sulle labbra. Ci vogliono 110 uomini per farlo. Il vaiolo si portò via 10 uomini
Come si fa a determinare? Quei pochi uomini rimasti. Insomma, di che cosa ci avete bisogno? Venite a vedere con i vostri occhi. I vecchi sgravano, e non ci pensa nessuno. Sì. Solo femmine abbiamo per governarli. Ci rubarono 10 bocce pronte per la scannatura. Un cavallo scappò e un altro si azzuppò. Gli uomini sono pochi e lavorano malamente. Insomma, ci vogliono altri cantieri per tenere l'ordine. Un contadino che teniamo prigioniero. Deve 200 onze e 3 tarì. Se non paga, lo imbecchiamo. Lasciatelo libero. Ma è pazzia! Ma che state dicendo? I suoi debiti li pagherà la duchessa. E badate, che da oggi nessuno che lavora nelle sue terre dovrà essere più impiccato. Thank you.
più nessuno alla masseria. Dove sono tutti? La duchessa è partita. La femmina per mia... È partita? E quando? Stamattina presto, chiamò Don Perico e gli altri uomini e si fece accompagnare da loro. Lascio una lettera per voi. Tornate alla villa appena vi sarà possibile. La femmina ha più testa di tutti voi. Figlia di Vincenzina, la massara di Fiume Freddo. Ave due fratelli e una sorella. Tutti figli senza pancia. Se fossi sano, la piglierei manco pittata. Sono le fighe di tua figlia. Ci governano le spalle. È anche piccola di quattro figli femmine. Il padre è vero. Come ti chiami? Tittinetta. Lo vedi quando venne a pigliare l'acqua? E vi piace, eh? Sì, signora. Evviva la sincerità! Che ne dite, mamma? Questa bella sincerità ce la vogliamo mettere nel letto di Saro, eh? Dominice, ego te battizzo in nomine Patris. E fili, et spiritus santi. Exorcizzo te in mundo spiritus, in nomine Patris, et fili, et spiritus santi. Ut exas, et recedas ab hoc famulo Dei, Dominice. Avete visto come gelosa di suo fratello, Fila? Nostra madre avrebbe dovuto trovare un marito pure per lei. Che Fila è innamorata di Saro. Per questo il padre ne lo separa. Sapete, quando c'è morito fratelli, chissà perché tutte ste cose d'amore le vengono a raccontare proprio a voi monache. Dominus noster Jesus Christus, ad suam sanctam gratiam et benedizionem, contemple baptismas, vocare di gatus est, et vox in sancte crucis, quod nos pronti eius datus, dur maledicum diavole, dunque male ascolare, per eutem Christum Dominum nostrum. Diem, Padre monipotente, Creatore Celi et Terra, et Jesus Christum, Filium eius unicum Dominum nostrum. Conceptus ex, Espiritu Santo, Atus ex Maria Verde, Asus sub Pontio Pilato,
No. La duchessa le sta aspettando. C'avi ancora la febbre, ma sta meglio. Vuoi sapere che Peppinetta è di suo figlio? Io ci disse che se ne sono andati a casa dei parenti di lei, che Peppinetta a casa non ci vuole più tornare. Non ce lo disse. Domandato al pretore Amadeo di mandare da Meschine da Rifiera a San Giovanni delle Carose in mezzo ai tazzi da catena. L'ha detto, è l'inferno in terra, specie bifimmere. Per me, le file era più buono destino se veniva peccata. Almeno aveva finito di soffrire. Ma che cosa siamo, noi bifimmere, caso, che sta terra? Carne siamo. E l'uomini ci mangiano. Lo fanno quando ci mettono frutta, quando ci fanno figliare. Quando ci avevamo a preparare a tavola e ho letto. E anche quando avevamo a chiacchiere, pezzi giorno e c'è notte, specie se avevamo la sventura, che i demorano prima di noi. Quanto è accaduto a Fila non avete colpa. Non dovete torturarvi. Così tanto avete dato a vostro marito, ai vostri figli, alla vostra casa. Quando comincerete a occuparvi un poco di voi? Conoscete la storia della fanciulla che imparò a volare? Un viandante le regalò un paio di scarponcini che diceva avevano delle piccole ali invisibili. Un giorno si trovò da sola in mezzo alla tormenta, i piedi bloccati dalla neve. Ma si ricordò delle parole del viandante. Sfregò gli scarponcini e volò via. Cominciò a volare. E scoprì terre lontane, luoghi straordinari. Se un giorno sentirete un solletico lì, dove si allacciano i vostri scarponcini,
Non vi allarmate. Vuol dire che sono pronti per spiccare il volo. Maria Nuzza, sogno io. Lo zio Pietro. Dopo, cadesti a dormire.
svegliasti, non ti ricordavi niente. Però non sentivi più e non parlavi più. Lo zio Pietro si discolpò dicendo che t'amava, che t'avrebbe sempre amata. Per amore lo fece, diceva. Ormai il danno era fatto e tu gli appartenevi per legge di carne. E a così, invece di mandarti in convento, tuo padre pensò che tu potevi avere figli, avere una casa. E accettò che Pietro ti sposasse quando facevi 13 anni. Una cosa di uomini fu. Prima di morire tuo padre mi fece giurare che non avrei parlato mai. E io giurai. Caro amico, ho tardato a rispondere alla vostra ultima lettera perché, come avrete immaginato, il mio animo era troppo scosso. Le vostre parole di incoraggiamento mi hanno molto aiutato e ora che la tempesta si è calmata, ho riacquistato forza e volontà. Anche qui in Sicilia fa molto freddo e nevica ormai da 10 giorni. Il paesaggio assume forme inconsuete e gli animali vanno in letargo. Pare che tanta neve cada una volta ogni 100 anni e quando ciò accade, la nostra gente lo chiama l'anno del silenzio. In questi giorni ho meditato a lungo e finalmente ho preso una decisione importante. Sono certa che capirete quanto sia essenziale per me lasciare questa terra, insieme a ciò che rappresenta il mio passato. Caro amico, non rispondete con un'altra lettera, perché non potrei riceverla. Piuttosto cercate con le mani nuovi segni per insegnarmi parole nuove, poiché la prima sosta del mio viaggio sarà proprio Londra. Ho affidato la mia casa e i miei figli, temporaneamente, alle cure del pretore Camaleo. Per sua benevolenza ho ottenuto la grazia per Fila. Fila, che conosce l'amore e il dolore più di chiunque al mondo. Sono animata da una gioia che non mi conoscevo.